La quarta edizione di Arena Rogadeo, la rassegna cinematografica organizzata da Just Imagine, sta volgendo al termine, ma le ultime due serate saranno impreziosite dalla presenza di due registi pluripremiati in giro per il mondo, ma soprattutto Bitontini Doc al 100%. Il 17 luglio è stata la volta di Pippo Mezzapesa, che con il suo Paese delle Spose Infelici ritorna nella nostra città con la sua opera prima targata 2011, riempendo i posti disponibili nel piazzale antistante alla Biblioteca Rogadeo di Bitonto, che hanno sottolineato ancora di più il legame che unisce i bitontini al suo talento. Beh, sì, sta andando bene, il bene mio. È un film che stiamo portando in giro ovunque, che sta piacendo anche fuori, anche all'estero, quindi insomma, un bel periodo. Senti Pippo, tu tanto giri Oriente e Occidente, dov'è la parte più sviluppata a livello di cinema? Cioè, dov'è la gente piace più andare al cinema, a Oriente o ad Occidente? Ah no, ormai c'è una partecipazione ovunque, c'è una partecipazione molto nutrita ovunque. Sono le reazioni magari ai film differenti. Devo dire che per questo film c'è stato molto calore anche in posti come la Cina, che hanno culture molto distanti dalla nostra. Mi ha fatto molto piacere, per esempio, l'accoglienza che ha avuto in Brasile, dove. Raccontacela. Dove c'è molta attenzione per il simbolismo, per il realismo magico e soprattutto a Salvador di Bahia, dove ho fatto una delle presentazioni, e quindi hanno apprezzato molto questo ruolo degli oggetti, dei simboli nel film. Prima della visione del film, Pippo si è intrattenuto con i presenti, raccontando aneddoti della sua vita, del film e del set, intervistato dalla presidente di Just Imagine, Viviana Minervini. Il film che presentano questa sera l'hai già presentato tempo fa, è già stato in commercio, in giro, però stamattina ho letto su un social che hai portato il paese del cinema, il paese del film, nel tuo paese. Perché hai voluto scrivere questo? Perché il paese delle spose infelici è il titolo del film, quindi un gioco di parole, il paese nel mio paese. Per tutti noi che l'abbiamo fatto, il paese delle spose infelici è troppo lungo come titolo, quindi è il paese, finalmente lo riporto qui. È un film a cui sono molto legato, è un film che è stato il mio primo vero film di finzione, un film sgambo, un film che ha molta incompiutezza e molti difetti, però anche un grandissimo cuore, un grandissimo sentimento, e credo che ci siano delle parti molto emozionanti, quindi sono curioso di riportarlo qui, sono felice di riportarlo qui a distanza di parecchi anni. È uscito nel 2011 il Paese delle Spose Infelici, ero proprio giovane. L'ultimo appuntamento con Arena Rogadeo è questa sera, 18 luglio, con il regista Vito Palmieri, che presenterà See You in Texas, il suo lungometraggio, ma soprattutto il corto Il Mondiale in Piazza, che è stato premiato tantissimo in tutto il mondo.